Le nuove generazioni si devono educare alla pace, alla solidarietà e alla fraternità e alla legalità. Ecco perché noi dobbiamo costruire, cercare ed essere un esempio. Esempio che vuol dire, scusatemi se parlo, do farli sempre parlare, farli sempre sentire parte del progetto. Progetto unitario, progetto solidale, progetto democratico e non razziale. Un progetto che deve essere non un progetto che odia, ma un progetto che integra. Un progetto alla base la democrazia, alla base i principi della Repubblica Italiana, della Costituzione. Dobbiamo far di sì che i ragazzi non dicono viva l'illegalità, ma viva la legalità. Dobbiamo far sì che i ragazzi dicono spontaneamente e con la gioia nel cuore, viva la democrazia. Nelle scuole, nelle vie, nei paesi, nella nazione, cantare urrà la libertà. Dobbiamo essere un popolo unito da principi fondanti, solidali, accoglienti, sì, ma pacifici, che ripudiano la guerra, che accogliono i diversi, che dicono sì alla vita, che dicono sì alle opinioni, che dicono sì alla trasparenza di un sentimento chiamato opportunità. Dicono sì ai sogni, ai progetti, a una bella ragazza in libertà, a un bel ragazzo in libertà, a un bel suono, a una bella poesia, dove c'è la cultura nelle nostre vie, nei nostri paesi. Dicono sì a tutto quello che vogliono, ma nel solco della democrazia e nella libertà di principio fondante che è la libertà stessa, la dignità, un'altra bella parola, dignità. Dignità vuol dire apertura al pensiero, società, rispetto della persona umana, diritti, mai più razzismo, mai difficile lo so, ma mai più razzismo, mai più razzismo nei nostri paesi, nella nostra nazione. Però io questa parola razzismo deve essere motivo di razzismo, nel senso, non voglio parlare positivo del razzismo. Il razzismo è negativo. Se c'è il razzismo è negativo. La comunità, la nazione non esiste più. Non esiste più. Dobbiamo dire sì alla democrazia, sì al dialogo costruttivo, sì alla destra in Parlamento, ma alla destra costruttiva, sì alla sinistra in Parlamento, ma costruttiva, sì alla democrazia, no, sì alla democrazia sempre, ma alla libertà. Far uscire i giovani dalle case in libertà sarebbe bello, ma quando non viene questo, non siamo una nazione. Non siamo una nazione.
non siamo una nazione, ma siamo una disinnazione. Disinnazione. Dobbiamo costruire una nazione degna e popolare, popolata di diritti umani che rispetta la civiltà, la persona umana. Alla prossima, amici. Mi scuso con questo pensiero, non sono, è un pensiero che voglio dedicare, voglio darvi a voi, registrare questo e dico in versi, questo è un pensiero in versi, dovrebbe essere in versi, scritto sulla carta, ma non riesco a scriverlo sulla carta per motivi miei, perché è difficile scrivere i versi sulla carta, è difficile scrivere i versi sulla carta, e uso questo mezzo intelligente, il video. Per diffondere il mio pensiero, non voglio offendere nessuno, nessun estremista, non voglio offendere, non sono un estremista, non voglio offendere nessuno, perché offendere lo fa solo chi ha paura della democrazia e del dialogo. Io voglio parlare, io accetto tutti i commenti qui sotto e non commenterò mai i vostri commenti per rispetto, perché ho rispetto del vostro pensiero. Alla prossima, amici.